Ciao, vediamo come ottenere una palette colore in modo assolutamente efficace e preciso con Adobe Illustrator partendo da un'immagine. Il modo più pratico, quello sicuramente più istintivo che verrebbe da utilizzare è il contagocce, che sicuramente è efficace lì dove dobbiamo andare a prelevare un colore per utilizzarlo immediatamente dopo. Ma se vogliamo generare una palette colore, quindi un insieme di riquadri che contengono sostanzialmente l'insieme dei colori madre da utilizzare per il nostro progetto di grafica o di logo design, partendo da un'immagine di riferimento, magari da un'immagine che è l'ispirazione di quella grafica che noi abbiamo l'obiettivo di realizzare, allora serve meglio utilizzare un altro sistema sicuramente più adatto e professionale. Dunque, anziché utilizzare il contagocce che si limita a prelevare il colore di un pixel sull'immagine attraverso un click e spostando poi il colore sul colore principale che vediamo qui nella parte bassa del pannello strumenti, una volta caricata la nostra immagine andiamo sul menu effetto e poi rasterizza. Quindi dobbiamo rasterizzare l'immagine, assicurarci che il metodo di colore di destinazione sia l'RGB red, green, blue, con una risoluzione alta a 300 pixel per pollice. Lasciamo come sfondo questo di default. Mi raccomando l'anti-alias, impostiamolo come grafica ottimizzata in modo che il risultato finale sia estremamente dettagliato per quanto riguarda la lettura dei pixel e la stampa monitor. In questo caso chiaramente le opzioni anti-alias non verranno rispettate, significa che se ci dovessero essere dei testi presenti sull'immagine, quei testi potrebbero non essere rasterizzati correttamente, ma non è il nostro caso, non interessa l'immagine da cui prelevare i colori principali. Attorno all'oggetto chiaramente lasciamo 0 pixel perché non abbiamo bisogno di evidenziare un oggetto all'interno dell'immagine, ma abbiamo bisogno di rasterizzare l'intera immagine. Clicchiamo su OK. Bene, ora che l'immagine è stata rasterizzata, ci spostiamo nel pannello superiore che si trova nella parte alta, quindi il pannello dinamico relativo all'oggetto selezionato, in questo caso l'immagine, e clicchiamo su Incorpora. In questo modo facciamo sì che l'immagine diventi parte integrante del file. Bene, ora che abbiamo incorporato l'immagine, ci spostiamo sul menu Oggetto e clicchiamo su Crea mosaico oggetto. Ora con questo pannello in opzioni andiamo a definire sostanzialmente come sarà formato il mosaico da questa immagine. Cioè trasformeremo questa immagine in un mosaico di colori e i colori saranno appunto i colori dell'immagine. Lasciamo chiaramente le dimensioni così come sono perché sono le dimensioni del file che ospita l'immagine. Non generiamo nessuna spaziatura, ci limitiamo quindi a definire quali sono le porzioni, quindi quante devono essere le porzioni che comporranno il mosaico. In questo caso io ho inserito un valore di 10 porzioni per la larghezza e 10 porzioni per l'altezza. Vedremo presto cosa sono le porzioni. Lasciamo le opzioni che vediamo qui di default e andiamo a cliccare su OK. Ed ecco qua, l'immagine è stata convertita in un mosaico e ognuno di questi riquadri che vedete corrisponde a un colore dell'immagine. Abbiamo quindi adesso la possibilità di andare a generare una palette colori assolutamente precisa e univoca di quelli che sono i colori realisticamente presenti nell'immagine. Se avessi voluto generare un numero di colori inferiore, allora avrei dovuto ridurre il numero di porzioni dal pannellino. Quindi anziché 10 di larghezza e 10 di altezza, avrei potuto scegliere per esempio 5 o 6. In quel caso il sistema avrebbe ricavato un numero inferiore dei colori però sempre presenti sull'immagine, quindi dei colori originali. A questo punto con lo strumento selezione diretta faccio un clic all'esterno, dopodiché vado a selezionare un singolo riquadro e lo vado per esempio a trascinare in basso. E così anche per tutti gli altri, affiancandoli l'uno vicino all'altro. Ecco, ora sto sostanzialmente generando la mia palette che potrò utilizzare per i miei progetti futuri. Vado a prelevare quindi quelli che sono i colori che mi interessano. Ed eccola qua, ho ottenuto quindi la mia palette colori, le vado a selezionare tutti, poi con il tasto raggruppa, vado a raggruppare in un unico elemento. Ora, se vado ad aprire dal pannello livelli il menu livello, rendo di nuovo visibile il livello gruppo, vado a selezionare la palette colori che ho generato, ed eccolo qua, me lo vado a portare al di fuori di questo gruppo in modo da avere sostanzialmente il controllo di questo gruppo e quindi della palette colori separatamente da tutte le altre porzioni del mosaico dell'immagine. Quindi esco fuori, aggiungo un nuovo livello e trascino il livello della palette al di fuori, nascondo le porzioni e l'immagine ed ecco qua, avrò la mia palette colore pronta all'uso e qui con gli strumenti di Illustrator posso andare a disegnare il mio progetto utilizzando la palette colore di riferimento partendo dall'immagine che ha ispirato il progetto. Immaginiamo invece di lavorare su questa immagine, dobbiamo estrapolare una palette colore affidabile e fedele al risultato finale. Andiamo quindi a rasterizzare dal menu effetto, mi raccomando la risoluzione a 300 pixel per pollice con una grafica ottimizzata.
questo caso l'immagine risulta già incorporata nel file, di conseguenza andremo direttamente dal menu oggetto a cliccare su crea mosaico oggetto. In questo caso andremo a definire un numero di porzioni 6 di larghezza e 6 di altezza, clicchiamo su ok ed eccole qua, 6 porzioni di larghezza e 6 di altezza. Ora possiamo anche andare a disegnare qui sotto dei riquadri e ogni riquadro chiaramente con il contagocce possiamo associarlo a un colore presente nel mosaico, che sono i colori originali direttamente prelevati e generati dall'immagine. Quindi vado a duplicare i singoli riquadri e poi con il contagocce li vado ad associare ai nuovi colori. La duplicazione in questo caso può essere anche fatta da scorciatoio da tastiera con Alt e clic del mouse. Poi di nuovo prelevo lo strumento contagocce anche con la scorciatoia da tastiera I e vado ad associare un nuovo colore. Ed ecco qui la mia palette che posso chiaramente andare a raggruppare selezionandole tutte e poi col tasto destro su raggruppa e poi eventualmente andare a utilizzare per un'altra grafica, magari porto su un altro livello che genererò qui dalla parte finale del pannello livello sull'iconcina crea un nuovo livello il gruppo al di fuori ed eccolo qua in modo da poter nascondere il primo livello e andare a disegnare su un nuovo livello il mio progetto partendo appunto dai colori che ho generato dall'immagine originale. Se ti è piaciuto questo video non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie, al prossimo video!